Dici Venezia e pensi alla Mostra del Cinema, ad una città unica al mondo tra arte, architettura e storia. Ma siete mai andati a Venezia ad assistere ad una partita di calcio? Se non l'avete mai fatto, ora seguite noi nella trasferta più particolare dell'anno. Minuti di volo e 25 minuti di vaporetto per arrivare fino a qui, fino a Murano, sede del ritiro rossonero in vista della sfida contro il Venezia. Una tratta, soprattutto quella in vaporetto, che i giocatori rossoneri hanno speso facendo tanti video e tante foto, anche divertendosi parecchio vista l'inusualità appunto del tipo di trasporto. Milan che cenerà alle ore 19:45 per poi ritirarsi e riposarsi in vista della partita del Penso. Colazione dalle 7:30 alle 9:30 prevista domenica mattina, prima appunto di trasferirsi allo stadio, ovviamente rigorosamente in vaporetto. Rossoneri, ci siamo, Venezia-Milan si avvicina e noi siamo pronti a raggiungere lo stadio Penso. Venite. Nella prima trasferta del 2022 torneremo in uno stadio nel quale non entriamo da 20 anni. Era il 24 febbraio del 2002 e allora il Milan di Carlo Ancelotti vinse al Penso 4-1 con reti di Calazze contro e con la doppietta di Javi Moreno. Siamo arrivati sull'isola di Sant'Elena, lembo di terra sul quale poggia lo stadio Pierluigi Penso. Qui oggi sarà la prima volta per tanti giocatori della rosa rossonera, non per tre però, ovvero Junior Messias, Rade Krunic e Sandro Tonali, che qui a Venezia hanno già giocato in Serie B con le maglie di Crotone, Empoli e Brescia. Non mancherà ovviamente il supporto di tanti tifosi rossoneri, settore ospiti completamente esaurito con 500 posti occupati. Thank you.
Grandissima richiesta ancora una volta di maglie ai giocatori, tanti cartelloni tra richieste a Sandro Tonali, a Raffaele Leao, a Pier Calulu, a Zlatan Ibrahimovic, insomma è un tipo rossonero molto molto entusiasta quello che si è presentato oggi al Penso, squadra che sta terminando la fase di riscaldamento alle nostre spalle, che si era donata proprio sotto lo spicchio dei tifosi del Milan, che hanno incitato appunto i giocatori rossoneri, ripetute appunto nel breve per concludere il riscaldamento, che poi saranno seguiti dai soliti e consueti tiri in porta. Tante indicazioni da parte di mister Pioli nella corso della sessione di warm up, in particolar modo a Tiemueva, Caio Co, Sandro Tonali e Matteo Gabbia. L'abbiamo visto molto molto concentrato su questi tre giocatori, oltre ovviamente a Raffaele Auto. Entra con il
sbloccate nel migliore dei modi, perché ancora una volta un ottimo approccio al match, la gara sbloccata subito e poi direi condotta con grande serenità. Sì, no, sicuramente grande merito della squadra che ha approcciato molto bene la partita. Ormai siamo più consapevoli di questa situazione, sappiamo quanto possa cambiare una partita andando in vantaggio piuttosto che subire un gol. E poi è chiaro che l'abbiamo fatta diventare più semplice noi di quello che poteva essere la partita, perché siamo stati squadra dall'inizio alla fine. Grazie, prego. Andiamo, bravo. Ci siamo. Non ci credo. Sei un bravo, sei un campione. Sei un campione, grazie. Grande Raffa. Sei un campione, grazie. Ciao, Guarda questo. E lui, Guarda, ha preso le scarpe dei bambini. Bellissimo.